5, freschissimo Mirko Di Tora, che vedremo adesso entrare assieme a Niccolò Beni. Terza corsia per il bolognese, sesta per il fiorentino, i Bagni di Ripoli. Insomma, chi ha già nuotato sotto i 24 secondi in una staffetta può tentare di rifarlo. Niccolò Beni è un personale da 24 e 12, ottenuto proprio stamane, per cui vedremo. In acqua con loro saranno Matthew Bow per l'Inghilterra, 24 e 59, Guy Barnea, l'israeliano, da 23,95 di personale, cioè esattamente coincidente con quello di Mirko Di Tora, che è in terza corsia, quindi accanto a un atleta che al momento ha esibito valore equivalente. Stanislav Slonec, 23,40 di personale, e a questo punto Helge Mew. In realtà sarebbe Mif, come sappiamo. Come lo vedi? Non particolarmente brillante, anche se insomma la mattina fa poco testo per un atleta come lui, però sicuramente un atleta da sotto 24. Niccolò Beni l'hanno visto, Marco Strahia, e il pubblico ovviamente incita l'atleta di casa. A chiudere sarà l'ungherese Zsilagyi. Per Niccolò Beni bisogna andare sotto i 24 secondi, quindi un miglioramento da oltre un decimo a cui deve puntare il toscano. Per Mirko Di Tora si tratta di tornare alle sensazioni che sono state della staffetta. C'è davvero poco da giocare, a 24.04 il limite che abbiamo più o meno individuato come possibile per l'accesso in finale. Ieri una grande gara da parte di Mirko Di Tora, la sorpresa di trovare Niccolò Beni su questi livelli. Beni va un male. Po' lungo, va un po' lungo in partenza. A due, no, va, vediamo. È buona la virata, sta tenendo la velocità dei migliori anche Niccolò Beni, molto bene, addirittura meglio di Mirko Di Tora. Il bolognese recupera in fondo, 23-46 per Donetz, Niccolò Beni a 24-11 e 23-76, nuovo record italiano per Mirko Di Tora, ampiamente dentro la finale. Grande prova. Tu dici che è andato lungo? Beni mi è sembrato leggermente lungo in partenza. Scusa. No, Mirko no, Mirko perfetto. No, abbiamo frainteso io, scusami. Per cui ampiamente qualificato Mirko Di Tora, 23,76. Niccolò Beni è il decimo tempo, 24,11. Per cui personale anche per Niccolò, comunque due grandi prestazioni. Importante trovare un Mirko Di Tora ancora migliorato. Sicuro che la vittoria di ieri con tanto il record del mondo abbia dato delle energie pazzesche agli azzurri, soprattutto a chi ha partecipato a quella staffetta. Quanto ha migliorato in due giorni? Due decimi solo oggi. E altri tre prima. Mezzo secondo guadagnato in questa vasca per Mirko Di Tora.